potuto averne 4, hanno forse fatto riposare, si è ritirata ieri durante la gara Vita Semerenko, sta di fatto che c'è Burdiga, quindi sono comunque 4 le ucraine. C'è invece in gara Anastasia Kuzmina, c'è anche un'italiana in gara che è Dorothea Wierer. Le favorite, possiamo dire sicuramente Domracheva ha chance davvero di fare male ancora per la terza volta Oberhof in questa gara. Lei ha attitudini, lo ricordiamo, perché comunque ha vinto l'oro mondiale, ha vinto 4 volte in questo format. La avversaria alternativa potrebbe essere davvero Tora Berger, che ha vinto il mondiale precedente, 6 vittorie in carriera nelle Mass, è la gara che probabilmente preferisce insieme all'inseguimento. Poi c'è Sukalova, sicuramente da non sottovalutare. Henkel è sembrata francamente un po' spenta in questa tappa, però ha piazzato il podio nelle ultime 3 Mass a Oberhof, 5 vittorie per lei in carriera, oro ad Anterselva nel format. Queste sicuramente insieme a Kuzmina sono le protagoniste più attese molto probabilmente, e poi non dimentichiamo comunque McEnranen, che viene da 2 podi a Oberhof, per cui questo è il novero delle atlete sicuramente più importanti. E c'è la novità del pettorale giallo che torna sulla schiena, o torna a essere indossato da un'ucraina dopo 11 anni, e l'ultima è stata chiaramente Olena Zubrilova, che insomma ha regalato tanto all'Ucraina, adesso insomma si dedica all'attività di coach, di allenatrice per la Bielorussia. Ci sono anche le tedesche che chiaramente sperano di poter far bene, ritroviamo in gara Dallmayr e se ne è sentita forse la mancanza in questa tappa, francamente. Poi ci possono essere anche altre in grado di inserirsi, chissà, magari qualche russa comunque, come Olga Vilukina, che è sembrata comunque abbastanza in forma. Per lei magari la difficoltà di affrontare la gara più lunga al terzo giorno consecutivo di gare, probabilmente, visto che sta cercando di arrivare alla forma migliore. Davanti ci sono le più veloci, non è un caso, Domracheva, McEnranen, Kuzmina, Berger, c'è anche Vali Semerenko, sicuramente tra le più in forma in questo inizio di stagione. È difficile in questo format, credo, per esempio per Sackenbacher, proprio perché comunque non è abituata, per lei è un esordio. Se non ricordo male, ma comunque sia, non è abituata a questo tipo di gara, e nonostante sia una veterana, questo non è un fattore da sottovalutare. Comunque condizioni migliori rispetto alla gara maschile, quantomeno meno umidità, non c'è la pioggia. Ricordo che sono 11 le nazioni in gara, la nazione che ha più rappresentanti è la Norvegia, ed è in compagnia della Germania. Poi con 4 atlete Ucraina e Russia, le altre hanno non più di 2 atlete in rappresentanza. Finora ci sono stati pochi atleti che sono riusciti a salire sul podio almeno 2 volte. McEnranen è quella che è riuscita unica a salire 3 volte sul podio, Domracheva con 2 vittorie, come anche Zelina Gasparin, quindi Vali Semerenko, Starik e Solendal. Io mi aspetto da questa gara comunque un po' meno sorprese, anche perché la Mass è solitamente meno adatta a lasciare spazio proprio ad outsider, però bisogna vedere come si mette sicuramente la gara. Domracheva ha dimostrato di avere una condizione e anche una soluzione adatta al poligono per poter essere lei la protagonista, però è proprio il problema di cui si parlava anche con Ambesi nella prima giornata di gare: quando hai un punto di riferimento è più semplice da un certo punto di vista, anche se poi quel punto di riferimento può essere Neuner, chiaramente dovrebbe essere invece complicata la cosa. Per Domracheva era un po' più semplice, adesso è lei che almeno partiva per essere un punto di riferimento,
nell'ultima stagione e mezza, soprattutto in questa, visto che comunque Thoraberger ha iniziato decisamente sottotono e non ha dato quelle risposte. Dal nuovo anno sembra che le cose possano essere molto diverse, le big sono tornate a farsi sentire e chissà che non inizi un nuovo trend e che si possono delineare a fine gennaio davvero quelle che sono le pretendenti serie per vincere la classifica generale di Coppa del Mondo. In questa gara sono tutte lì davanti, non ci sono in sostanza sorprese. Vediamo dove passa Dorotea, che è in coda al gruppo. Taglia che comunque porta a casa un paio di piazzamenti nei 10 in questa tappa di Oberhof, grazie a Wierer nella sprint e a Hofer nella mass che abbiamo seguito in precedenza. Tutto sommato non sono sicuramente da buttare come risultati, anzi, per cui direi che si può essere abbastanza soddisfatti. Eravamo in contingente ridotto, i risultati della Varridana e dall'Ibu Cup qualche segnale interessante lo danno, più forse al maschile che non al femminile. Ho già detto della gara femminile, Suman ha vinto per 6 decimi su Sliepov. Sprint della Varridana che è stata completata per il podio dall'altro russo Tsvetkov, dopodiché Graf è arrivato quinto, Graf è escluso da questa tappa, Graf che senza l'errore sarebbe arrivato sul podio e probabilmente avrebbe anche magari vinto, quindi ha dimostrato comunque una buona condizione Graf che potrebbe ritrovare presto spazio, anche se il livello è abbastanza alto mediamente in casa Germania al maschile. Manca forse quella punta in grado di attaccare il podio in quasi tutte le gare. Per gli italiani Daniel Tashler nono, un'ottima gara tanto per cambiare senza errori, e il distacco comunque da Suman a parità di errori mi fa dire che arriverà in Coppa del Mondo se non la prossima settimana ad Anterselva Tashler. Bisogna vedere quali saranno le scelte dello staff tecnico, anche Martinelli ha evidenziato una buona forma, un solo errore al poligono, si è piazzato subito dietro al compagno di squadra decimo. Direi che sono i due più in palla, Dutto rischia di essere un po' accantonato a questo punto della stagione, lui che è il più giovane dei tre che ho citato. A proposito di altri nomi di Coppa del Mondo, Lapshin ha deluso, ma perché ha sbagliato troppo al poligono, 3 errori, 8° il suo piazzamento. E comunque tanti atleti iscritti alla gara della Varridana hanno fatto il pieno, quasi 120 atleti partiti. Ma vediamo il primo poligono. Partita male Staric, che in questa tappa ha fatto veramente fatica. Sbagliano in tante però Berger, Vitkova, anche Zelina Gasparin, Pidruscina. Ha sbagliato Mäkäräinen, Staric proprio naufraga. Benekov, anche Pauka. Su Calo Valenta ma non sbaglia. Vali Semerenko commette un errore, non Domracova. Kuzmina però è già transitata oltre la fotocellula. Bene anche Prosch e Dallmayr. Quindi c'è possibilità per il pubblico, anche Wierer senza errori per entusiasmarsi un po' di più. Bene anche Solendal, meno errori rispetto alla gara maschile nella prima serie, ma le condizioni anche di gara più che del vento sono sicuramente migliori. Il vento che è ulteriormente calato, 2 km orario, metri al secondo che volete. In ogni caso senza errori sono in 17, male soprattutto Staric e Sackenbacher che hanno commesso 3 errori, 2 per Zelina Gasparin e 4 addirittura per Novakoska. Buona la posizione di Dorotea Wierer, la Germania ne ha 3 senza errori, Henkel ha commesso un errore. Le russe hanno invece Shumilova, Romanova e Vilukina senza errori, per l'Ucraina invece Zhima e Burdiga, quindi non le punte diciamo così. Vali Semerenko ha commesso un errore, come anche Pidruscina. Questa è la classifica dopo la prima serie. Domracova che si metterà di nuovo davanti credo a breve,
raggiungerà Anastasia Kuzmina, che non ha preso parte alle due precedenti gare a Oberhof. Get connected to sport. Megaphone. Vedete la situazione con Domracova, al suo fianco c'è Kuzmina, dietro abbiamo la norvegese Ringen. Per la Norvegia le migliori sono Ringen e Ekhof, c'è anche Solendal comunque nella zona alta della classifica, come vediamo sta recuperando terreno. Tora Berger ha commesso un errore, come anche Flatland. È incredibile pensare che Tora Berger non abbia ancora vinto una gara. Questa è la nona gara di stagione. Ringen che prova a portarsi sulle due di testa, ma sarà difficile. Il ritmo è non così sostenuto, ma Domracova comunque chiaramente ha un passo superiore alle altre. C'è anche Shumilova nelle primissime posizioni insieme a Tirilekov, oltre alle tedesche Dallmayr, Preusch e Sukalova appena dietro. Diciamo che tra quelle più attese hanno per il momento fatto fatica Mäkäräinen, Vali Semerenko, Tora Berger e Andrea Henkel, che hanno tutte commesso però un solo errore. La gara è ancora lunga. Chiaramente si mette nella maniera migliore per Domracova, che ha percentuali nelle settimane buone decisamente migliori rispetto a Kuzmina, però anche lei quando trova settimana giusta è assolutamente a livello di Domracova. Kuzmina che, ricordo, si è tolta la soddisfazione di vincere l'argento mondiale a Pyeongchang nel 2009 in questo format di gara. Wierer che ha perso qualche posizione, ma è anche normale, la terza gara oltretutto consecutiva piuttosto tosta per lei. Qua all'angolo degli allenatori Germania e Bielorussia, entrambi peraltro tedeschi. Siamo con Sukalova e la Hildebrand, comunque erano lì tutte le tedesche. Ci avviciniamo al secondo poligono. Shumilova sembra avere un buon passo perché è non lontana da Kuzmina. Anche Sukalova comunque sta avvicinando soprattutto alla Ringen, mi sembra. Eccola qua Dallmayr. Comunque la sensazione è che dipenda abbastanza da Domracova anche in questa gara. Se non dovessero variare troppo le condizioni di vento e quindi del poligono, sembra avere la situazione abbastanza in controllo. Le prime otto sono comunque abbastanza vicine in termini di tempo, quindi spareranno più o meno insieme. Domracova è chiaramente la prima che entra al poligono, soprattutto nella parte finale. Lei, potendo distendere bene le leve in questi tratti di falso piano, è micidiale. Guardate proprio come sta molto di più sugli sci rispetto alle altre e come lo accompagna in un certo modo. È una di quelle che scia meglio, insomma, non c'è dubbio. Di nuovo appuntamento al poligono. Shumilova in terza piazzola, poi c'è Ringen e quindi via via le altre. Apre male Kuzmina. Poligono molto stabile e in controllo per Domracova,
Lo dicono che sembra essere favorevole a lei perché sbagliano Shumilova e Kuzmina, disastro per entrambe. Bene Ringen, rapida e anche precisa. Ripartono Proisch, Hildebrand, Ekov, Viluki, Nadalmeier senza errori, come anche Pauka, Solendal, anche Sukalova non ha sbagliato. Vadi Semerenko se lo vede sfilar via il pettorale giallo a questo punto. Wierer commette purtroppo un errore. Bene Henkel questa volta, Berger e Burdiga senza errori, sbaglia ancora Flatland. Mäkerinen risale posizioni, Mäkerinen che non ha commesso errori nella seconda serie, quindi potrà recuperare diverse posizioni, credo, visto che è staccata di 22 secondi, ma potrebbe arrivare fino alla terza, quarta piazza. È andata bene in quel terzo, se non sbaglio, bersaglio per Domracova. Non ho seguito con le immagini tutta la serie. Ecco la classifica. Vedete, nelle top 10 c'è soltanto Mäkerinen con un errore. Comunque è veramente in controllo Domracova, adesso potrà anche aumentare il suo vantaggio. Ci si può aspettare in questo giro Domracova che gradualmente aumenterà magari il ritmo nel giro per arrivare a guadagnare magari una quindicina di secondi, forse anche qualcosina in più all'ingresso del suo terzo poligono, e con Mäkerinen che invece scalerà diverse posizioni. Tanto qui ha già guadagnato. Siamo già adesso a 16 secondi di vantaggio, ne ha presi 5 alla Ringen, ne ha presi quasi 10 a Ekov. Mäkerinen è già in quarta posizione e quindi a questo punto sarà la prima a inseguire Domracova, anche Tora Berger chiaramente cerca di tenere un buon passo. Tora Berger che un po' più staccata rispetto a Mäkerinen, a parità di errori. Questo non deve però particolarmente sorprendere. Dorothea Wierer che ha perso qualche posizione per l'errore commesso nella seconda serie. Mentre qui siamo su Solendal in compagnia di Pauka. Solendal che scavalca la polacca, dietro c'è Sukalova, mi sembrava la Hildebrand. Mäkerinen che sta cercando di raggiungere Ekov e Ringen. Dietro poi c'è Proisch. Questo è il gruppone delle inseguitrici. Sukalova è un po' imbottigliata, sembra anche un po' in difficoltà. Il mese di dicembre sicuramente è stato positivo per lei, adesso sta facendo un po' più fatica. Mäkerinen ha già scavalcato la Ekov e adesso ha nel mirino la Ringen che prende al volo il rifornimento. Comunque buona gara anche di Proisch, mentre adesso qua si scatena Domracova. Il vento qui sembra essere un po' più intenso rispetto a quello che c'è al poligono. No, ma in realtà no, a vedere anche gli alberi non è così impressione sbagliata. Siamo in 7 chilometri. Vediamo quanto è il margine, è aumentato ancora. Non sopra forse i 20 secondi, ma quasi. Mäkerinen va al sorpasso.
Infatti siamo a 20 secondi comunque. Perché adesso arrivano i problemi per McLaren, però peraltro ieri nella seconda serie in piedi, quindi nell'ultimo poligono dell'inseguimento, è stata positiva, ma anche perché c'erano condizioni più agevoli rispetto al terzo poligono dove lei ha sbagliato. È l'occasione giusta per dimostrare che può avere percentuali anche migliori nelle prove in piedi. Anche se comunque davvero Domracheva sembra dia la sensazione di avere quel margine di sicurezza che la tiene anche tranquilla, le permette di gestire la gara anche con una come McRaenen, che più o meno ci fa partita pari sugli sci. E McRaenen sta andando con la stessa andatura di Domracheva in buona sostanza. A inseguire ci sono tre norvegesi e poi ci sono anche le tedesche, c'è anche Tora Berger. Comunque è un gruppone abbastanza folto. Stallmayr sembra fare un po' più fatica sugli sci rispetto alle compagne di squadra, soprattutto rispetto a Preusch. Quadrata Henkel, tante volte protagonista in questo format di gara, soprattutto a Oberhof, tre podi, ha anche vinto. Adesso chiaramente le cose potrebbero cambiare perché inizia una sorta di terzo sport, perché abbiamo visto lo sci di fondo, abbiamo visto il primo poligono che è uno sport, anche se poi la distanza dei bersagli è la stessa, la dimensione dei bersagli è diversa, la posizione da cui si spara è diversa perché in piedi è tutta un'altra cosa. E chiaramente complice anche in tutto ciò c'è la fatica che aumenta non solo per la gara in sé ma anche per le tre gare in tre giorni consecutivi. Ma solito parte dal bersaglio centrale alla maniera di Magdalena Forsberg, un errore se lo può permettere, anche perché le altre potranno anche loro sbagliare qualcosa, soprattutto le norvegesi sono un po' a rischio come anche McRaenen. Invece qui Berger e Sukalova devono provare a approfittare dell'errore di Domracheva. Sbaglia Ringen, sbaglia anche Eckhoff e gran poligono di McRaenen, che quindi sarà in compagnia di Domracheva probabilmente. Bene Solendal, che sta dimostrando di migliorare percentuali in piedi. Bene anche Tora Berger e Henkel. Sbaglia l'ultimo su Kalova. E hanno sbagliato in pochi in realtà. Anche Hildebrand non sbaglia come Pauka. Domracheva è subito dietro a McRaenen e con Solendal. E Berger è poco più indietro. Sta venendo fuori un garone perché sono molto vicine. E tra l'altro le quattro davanti hanno la possibilità di tenere un ritmo simile a questo punto della gara. Wierer al terzo poligono. Stallmayr non sbaglia, ma chiaramente sugli sci è inferiore rispetto alla compagna di squadra Preusch, che è appena indietro. E Wierer purtroppo sbaglia ancora. Un altro errore. E adesso se la giocano all'ultimo poligono a questo punto. E ci sono le tedesche pronte ad approfittare di eventuali errori in serie delle big. La stessa Henkel potrebbe provare ad approfittarne, come le altre, Preusch e Stallmayr sono più staccate, però anche Hildebrand è in una buona posizione. Anche Gima con lo zero, ce ne sono diverse con lo zero, Solendal, appunto Gima, Pauka, Hildebrand, Vilukin, Stallmayr, Burdiga. Si sta sbagliando decisamente meno in campo femminile nella Mass. È
adesso non è più Domracheva che impone il ritmo, perché davanti c'è McKennen. Questo potrebbe essere anche forse uno svantaggio per Domracheva. Thoraberger e Solendal perdono qualcosina rispetto alle due davanti, le altre perdono di più chiaramente. È inevitabile, 5-6 secondi in 800 metri. Comunque avere una mass di questi tempi in campo femminile con Domracheva e McKennen che ne sbagliano uno solamente in tre poligoni, aperta a quattro atlete, è già positivo tutto sommato, soprattutto visto l'andamento stagionale di Thoraberger, ed averla lì chiaramente rende comunque la gara più interessante, senza dimenticare che nell'ultima serie comunque possono arrivare anche più errori rispetto a quelli che si sono visti finora. Chi veramente oggi sotto lo standard offerto è Starik, con 6 errori in fondo alla classifica, peggio di lei solo Novakovska. Thoraberger che cerca di avvicinarsi alle due di testa. Thoraberger che sta facendo un ottimo ritmo. Fa sentire il tifo per Andrea Henkel. Ci tiene chiaramente particolarmente a far bene qui. Vir si trova in 23esima posizione. Rifornimento preso anche da Solendal. Beh, è un'occasione questa è importante per McKennen, perché questo non è un format di gara proprio particolarmente gradito, al di là che soddisfazioni ne ha avute, come ho citato prima, comunque sia il bronzo ai mondiali del 2012. McKennen però proprio ancora una casella da riempire nelle specialità del biathlon in cui vincere, ed è proprio questa. Berger intanto ha raggiunto le due di testa, adesso bisogna vedere se pagherà lo scotto come è stato per Svensson nella gara maschile oppure no. Ma da dietro in realtà stanno riguadagnando qualcosa un po' tutte, quindi forse è una scelta più imposta da McKennen che non da Domracheva, che infatti è andata davanti adesso, perché McKennen ha forzato il ritmo all'inizio del giro, poi evidentemente ha alzato il piede dall'acceleratore, e Domracheva comunque ha accettato questa situazione. Arriveranno in quattro, compresa Solendal, insieme a sparare all'ultimo poligono, ma anche quelle più dietro non saranno lontane. Sembrava un margine che dovesse crescere. Testa Gima per esempio non ha più perso nell'ultimo tratto, addirittura Pauca ha guadagnato sulla testa della gara 3-4 secondi, come anche Henkel ha ripreso qualcosa, anzi più che qualcosa, 6 secondi addirittura, quindi Henkel sembra stare bene, però queste tette potrebbero anche qualcuna pagare lo sforzo. Egil Kielland inquadrato, ne ha diverse coinvolte. Soprattutto le due là davanti. Qua sarebbe bello poter vedere in campo femminile anche una lotta sterrata nell'ultimo giro, quindi comunque con due, tre atlete di queste che si trovassero nella condizione di avere lo stesso numero
o di errori oppure di prenderli tutti, e allora sarebbe interessante vedere cosa accade. Se nel mezzo c'è Thoraberger, chiaramente la faccenda si fa interessante. Qui Thoraberger, vedremo se farà la scelta di riproporre un poligono numero 4 vecchia maniera, un po' alla Martin Fourcade, anche se forse il paragone è eccessivo perché oggi Fourcade ha fatto qualcosa di esagerato. Vediamo se c'è qualcuna che azzarda. Ci sono anche le altre oltre alle prime quattro. Sbaglia Domracova, anche Mäkeräinen, doppietta Norge. Enkel vuole il podio, Pauka sbaglia l'ultimo, non Enkel. E finalmente si fa sentire il pubblico di Oberhof. È chiaro che non è semplice perché comunque Mäkeräinen e Domracova adesso usciranno dal giro delle penalità. Enkel è staccata di 14 secondi dalle due di testa. Domracova ha un distacco forse troppo ridotto da Enkel per non provarci per il podio. Sbagliano Sukalova, Dallmayr e pesantemente Dallmayr, anche Preusch. Preusch male, tre errori. E invece bene Burdiga e anche Vilukina che non ha commesso errori in giornata. Gima brava in sesta posizione, Mäkeräinen che ha sbagliato di più rispetto a Domracova, è chiaramente più staccata. Prima dicevo che era con Domracova, ma veramente non è così. Mäkeräinen ha commesso due errori, Domracova uno solo nell'ultima serie. E beh, abbiamo visto la doppietta Norge sprint in seguimento al maschile e adesso vediamo cosa succede là davanti, perché teoricamente Thoraberger è difficile da battere in una situazione del genere. E poi vediamo se ci sarà un duello. Io la vedo da sola. Che è successo? Ma cosa ha fatto? Ma è caduta Solendal. No, vabbè, ma non è possibile. C'erano 7 decimi. C'erano 7 decimi, questa in 800 metri ha preso 12 secondi a Solendal. Beh, a questo punto Domracova ha già scavalcato Enkel e non è lontanissima da Solendal. Per Enkel chance di podio erano comunque ridotte nonostante la grande prestazione al poligono finale. Un solo errore per lei di giornata, non ci sarà il podio questa volta. Dopo 3 gare consecutive di Maas a Oberhof, in tal senso invece positive, non ci sono le premesse per un duello con questa scatenata Thoraberger. Non aveva ancora vinto in stagione, insomma va bene che ha avuto problemi al poligono, però insomma farsi aspettare così tanto non era normale per lei. A questo punto vittoria numero 28 per Thoraberger, che si avvicina al podio all time, perché Uschi Disle è ormai distante solamente 2 gare e direi che ci potrebbe provare da qui alla fine dell'ultima sua stagione della carriera a entrare nelle 3 all time, quindi far compagnia a 2 che si chiamano Magdalena. Domracova ci prova, perché ha attaccato la salita con un passo diverso rispetto a Solendal, che ha le gambe più dure, mi sembra. E io ho detto doppietta Norge, ma a questo punto non ne sono così sicuro. Domracova dimostra una grande condizione comunque. Thoraberger ha commesso un errore in più rispetto a Domracova e tutto sommato ha dimostrato in questa gara che nelle prossime 2 tappe, poi bisogna vedere se verrà saltata qualche gara da qualcuna di queste 2, ma non dovrebbe essere così, può darsi che vedremo dei bei duelli tra loro 2. Tanto resiste ancora Solendal.
ci saranno 8-9 secondi forse ancora di vantaggio per Solendal, quindi a questo punto non so se c'è la possibilità per Domracova di andare davvero ad avvicinare Solendal. Lo capiremo in questo tratto di salita dove fa un po' più fatica Solendal, lo si vede anche dalla smorfia, e questi invece sono i tratti per Domracova. Detto che quanto ha guadagnato Tora Berger nell'ultimo giro, assurdo, sta facendo una gara assurda nell'ultimo giro. Ci sono 6 secondi tra Solendal e Domracova a 500 metri dalla fine, dovrebbero forse bastare per Solendal. Tanto non ho più aggiornato su Vire, che non ha sbagliato all'ultimo poligono ed è 21esima. Mi sembra avere quel margine necessario Solendal per portare a casa la doppietta norvegese al femminile. Solendal che entra nel club di chi è riuscita a salire almeno 2 volte sul podio in stagione. E adesso tira un po' il fiato forse anche Tora Berger, perché è veramente andata ad una velocità, ad un passo soprattutto insostenibile. Insostenibile forza di Tora Berger all'ultimo giro. E Domracova è lì, Domracova è lì. Si è ridotto il gap. Però siamo a rettilineo finale, che è lunghissimo, ma siamo a rettilineo finale. Vittoria prima in stagione, numero 28 in carriera, ed è la 7ª in gare con partenza in linea per Tora Berger. E Domracova ci prova, ma dovrebbe avere ancora margine Solendal, che è veramente piantata nel finale, però è veramente piantata Solendal, gambe durissime. Domracova ci crede, forse non ci ha creduto abbastanza. Solendal riesce a portare a casa la doppietta, non ci ha creduto abbastanza nel finale forse Domracova, però è stata tenace lo stesso Solendal. È un quasi podio direi per Andrea Henkel, anche se la distanza dal podio è notevole, ma per l'impegno è quasi podio. È comunque una sorta di addio questo di Andrea Henkel. È una gara simbolo, o comunque con un significato piuttosto pregno. Mäkäräinen, al di là delle difficoltà nell'ultimo poligono, 2 errori, comunque insomma, dimostra di essere più continua rispetto alla primissima parte di stagione, rispetto al mese di dicembre. 6ª Pauka, 7ª Kuzmina. Ci sarebbe anche la questione della classifica generale forse da andare a vedere, vista la situazione di difficoltà soprattutto di Vali Semerenko e anche di della stessa Sukalova. E comunque si fanno sentire le 3 gare in 3 giorni, non c'è dubbio. Poi 3 gare così, 3 gare individuali, non comunque la presenza di una staffetta che è un po' più morbida, diciamo. E Mäkäräinen, Mäkäräinen sicuramente si avvicina alla zona alta della classifica. Adesso non so se avremo modo di avere tempo per avere l'aggiornamento in grafica. Anche la stessa Tora Berger vincendo sale a 281 punti, quindi comunque sono tantissime in gioco per la vittoria della generale. La stessa Solendal con il secondo posto, e di conseguenza i punti che porta a casa sono 54, insieme a Tora Berger si muove verso l'alto, perché proprio Vali Semerenko, Sukalova e Starik, le prime 3 della generale, oggi hanno fatto fatica. Sukalova 13esima, Vali Semerenko 15esima, Starik non ne parliamo. Tanto qui ci sono le 2 sorelle Gasparin per la prima volta insieme in una mass, erano lì a braccetto al traguardo. Hanno deluso Dallmayr
e Preuss, Wierer 23esima, gara comunque assolutamente onorevole. Arriva da Bitkova. Prendiamo, direi, riferimento è su Kalova per fare il calcolo sulla generale. Mentre si aspettano le ultime a partire, Shumilova, che era partita forte sugli sci nel primo giro, poi alla fine in classifica è in fondo. Shukalova 13esima. Dovremmo poter vedere le classifiche, mi dice la regia, allora magari, come dire, mi risparmio la fatica e aspettiamo poi di vedere quello che è. Ci fermiamo qualche istante. Dovremo vedere le classifiche, cioè la classifica finale. Allora, 306, 304 e 301 i punti di nell'ordine su Kalova, Valisemarenko e Mäkäräinen. Per il discorso di coloro che sono in corsa per la generale, beh, sicuramente possiamo dire che le favorite sembrano essere non nell'ordine: su Kalova, Mäkäräinen. Dopodiché è chiaro che ci sono anche le altre che sono in alto in classifica che ci possono provare, però le altre non hanno la stessa possibilità di essere continue come quelle che ho citato, direi. E comunque in quinta battuta metterei Valisemarenko per la straordinaria stagione che sta disputando. Cioè, Starik adesso cominciano a vedersi le difficoltà. Pidrushina non l'è per la sesta, diciamo, e poi le altre scegliete voi in sostanza. Comunque, questa settimana